Alberto Pellai. Buongiorno. Buongiorno Fabio, buongiorno, buongiorno a voi, grazie. Noi ti diamo sempre del tu come se fossimo vecchi amici, in realtà noi qua siamo solo vecchi. Ormai siamo anche amici. Allora, scrivi sempre questi libri dove in qualche modo, diciamo, fai il lavoro per noi, io dico sempre, no? Cioè ti metti lì, studi, fai le tue cose e poi scrivi un libro che è un po' il sunto di una cosa molto importante. Quest'ultimo libro, ti chiamo con, diciamo, con, sono molto contento di averti qua, che si chiama Allenare alla vita. Questa volta più che parlare dei giovani parli più dei genitori. Sì, parlo proprio di noi, mamma e papà del terzo millennio, perché in qualche modo ci troviamo in una situazione paradossale, no? Siamo stati quelli che hanno cercato di crescere i figli più felici di sempre e in questo momento in realtà ci troviamo con adolescenti che hanno indicatori di salute che sono tra i peggiori di sempre. Quindi qualcosa non ha funzionato negli allenamenti alla vita dei nostri figli degli ultimi 15 o 20 anni. Ho cercato di mettere a fuoco alcune delle cose che forse dobbiamo riguardare per fare un'inversione di rotta. Allora, l'altra volta ci eravamo sentiti, mi ricordo che ti avevo detto sarebbe meglio non dare lo smartphone o quelle cose lì almeno fino a 14 anni, avevi detto, più o meno. Così è, esatto. Se ci pensi poi negli ultimi 10-12 anni la cosa che più ha impattato la salute mentale dei ragazzi effettivamente è stata il loro trasferirsi nelle vite virtuali e il loro aderire massicciamente al mondo dei social media. Loro vengono a casa da scuola e dicono adesso ci troviamo su queste, su delle piattaforme, giochiamo insieme, si mettono lì e tu dici vabbè intanto è lì con i suoi amici perlomeno, però sono tutti bambini, a parte quasi tutti un po' come abbandonati perché i genitori sono al lavoro e quindi non è che hanno tempo, magari sono lì con i genitori ma il genitore ha sempre qualcosa da fare, sono lì tra di loro e nessuno più che altro li controlla, no? Quindi non sono più tanto liberi nella vita normale perché non sono più tanto magari nelle città liberi di scendere, andare a giocare come facevo io, attraversavo la strada, però sono molto liberi lì dentro in quel buco lì. Sì, però è una libertà davvero che non dà lo stesso allenamento alla vita della vita reale. Se ci pensi, intanto è un giocare senza il corpo e il corpo è una dimensione fondamentale per sostenere la crescita. È un incontrarsi virtualmente, ma nessuno ti guarda negli occhi, nessuno ti fa gestire un conflitto vero nella vita reale. Non fai davvero l'esperienza del vincere con gli altri o del perdere con gli altri. C'è una dimensione di deprivazione sociale molto molto forte. E l'altro aspetto è che in realtà mentre sono dentro un videogioco sono in un'architettura che li guarda come soggetti da uncinare e da agganciare, cioè incredibile l'ingaggio dopaminergico dei videogiochi, cioè la loro capacità di prendere quel pezzetto del tuo cervello affamato di gratificazione istantanea, accenderlo a mille e poi non spegnerlo più. Così tu ti ritrovi, no, con un bambino di 11 anni che alle 2 di notte vuole continuare a giocare al suo videogioco. Quando tu giocavi a nascondino a Monopoli alle 2 di notte dormivi, non ti veniva un bisogno compulsivo di continuare a giocare. Allora il genitore ovviamente essendo una cosa nuova non ha degli esempi. Io se guardo mio padre in una vita completamente diversa, era diversa la mia infanzia, diversa la mia adolescenza, quindi di conseguenza diversa anche la vita di mio padre. Come si fa a essere un po' più autoritari? Perché a volte ti viene quasi da dire li vedi così, come dire, che te lo chiedono in una maniera come il gelato, per dire, no? E tu dici vabbè dai, vabbè stai ancora un'ora, poi quando tu gli dici basta 5 minuti, 2 minuti, non è mai basta che chiudono. No, aspetta un attimo, devo finire la partita, no, sono in finale. No, c'è tutta una serie sempre di che ne vuoi come le giostrine quando eri piccolo e che volevi fare un altro giro. Secondo me è il genitore, io parlo soprattutto per me, io non mi sento abbastanza autoritario, cioè non mi sento abbastanza forte da, o comunque a volte non ho voglia di questa costante battaglia con un mostro gigante. A volte sono stanco e dico, ma avete rotto i coglioni, piedi l'iPad, fai quello che vuoi. Cioè è comunque una lotta molto intensa, diciamo, ecco. Ma sì, quello che racconti è verissimo, cioè i genitori anche quando chiedono aiuto a noi terapeuti fondamentalmente ci dicono che sono stremati e che si sentono impotenti, è come il gigante Golia, non ce la fanno a combattere e qua ritorno proprio un po' al potere della dopamina, cioè se tu hai un figlio che è dentro un campo magnetico che lo attira come se lui fosse un pezzettino di ferro, tirarlo fuori da lì è comunque incredibilmente
faticoso. L'altro aspetto, credo che o il genitore si sente autorizzato a dire in modo tranquillo, fermo, serio i no che aiutano a crescere, sapendo che il figlio non se li sa dare da solo e che quindi quello è uno sporco mestiere ma ci tocca farlo, oppure il genitore comincia davvero a sentirsi anche in crisi, no? Di fronte a ogni no il figlio non gli fa l'applauso ma lo guarda con quegli occhi arrabbiati, dice sei il peggiore papà del mondo, non ti avrei mai voluto nella mia vita. E a quel punto tu ti frantumi e dici ma io vorrei essere amato da mio figlio. E stiamo parlando dei bambini, pensa agli adolescenti, che sono gli adolescenti quelli che tirano le fucilate, quelle più grosse, perché ovviamente hanno un linguaggio, hanno imparato delle cose, cominciano a dire lo so, tu hai fatto, io sono così perché tu hai fatto quello. Magari c'è anche una violenza fisica che si sposta su... A volte anche quello. Ma i figli, quelli invece un po' più grandi, cioè quindi gli adolescenti, ma anche qua vedo, qua adesso stanno scrivendo, io ho figli di 18-22 anni, cioè per quelli è ancora più difficile, perché... Un figlio è quando è piccolo in qualche modo gli puoi dare ancora una piega, ma quando uno ha 20 anni è tosta da rigirare. E infatti lì è dove noi vediamo adesso il disagio e la fatica enorme, cioè se noi non facciamo un buon allenamento alla vita nelle fasi precedenti, poi tutto si manifesta dopo i 16-17 anni, cioè in quel tempo della vita dove il genitore in realtà sta alle spalle, guarda quello che accade, e il figlio deve essere un po' capace di prendersi in mano la sua vita. È da qui che noi partiamo, cioè per la prima volta ci troviamo con ragazzi e ragazze di grandissima fragilità che ci dicono guarda che non ci avete allenato bene, bisogna ripartire da capo. E spesso è davvero faticoso ripartire, cioè bisogna fare un lavoro che è triplo, riprogrammare, se usando il linguaggio proprio di quel mondo. 10 principi elencati nel libro, quali i 3 che ritiene imprescindibile per essere un buon genitore allenatore? Ci sono questi 10 principi nel tuo nuovo libro, allenare la vita, che io me lo dovrò studiare a memoria per essere anche un po' genitore un po' più consapevoli, un po' più autoritari. Quali sono 3 cose che bisogna assolutamente fare? Ma sai che io direi che uno è che è molto meglio fare attenzione al percorso che al traguardo. Noi siamo troppo desiderosi di avere figli con la medaglia d'oro al collo, mentre invece dovremmo essere allenatori che guardano proprio com'è l'allenamento. Il traguardo non ci deve interessare perché verrà dopo. Un tema che trattato pochissimo è che è troppo denutrita la dimensione spirituale dei nostri figli, che non vuol dire dargli una formazione religiosa, vuol dire davvero tenere alto lo sguardo sulla vita e aiutarli a farsi le grandi domande. Noi ci dobbiamo porre il tema della vita, il tema della morte, il tema del che cosa ci sto a fare qui e perché è molto meglio rendere il mondo un posto migliore di come l'ho trovato, alla questione del bene e del male, che non è morale ma etica. E poi dentro a questo direi che forse dobbiamo sostenere davvero tanto il passaggio dall'io al noi, cioè siamo troppo desiderosi di avere dei figli supereroi, mentre è molto meglio avere dei figli che sanno fare bene il loro lavoro in squadra con i loro amici e le loro amiche. Bene, Alberto Pellai, allenare alla vita, grazie mille Alberto, a presto. Grazie a voi, grazie, ciao, 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 ciao.